Buonasera, bentrovati! Oh, infatti così abbiamo fatti fuori, diciamo. Non fatti così fuori. Non ci sono per la mia gioia e anche quella di Claudio. Sì, ma soprattutto per quella di Pifferi. Questa sera abbiamo anche degli ospiti di Legnano Web TV che sono venuti a trovarci perché dicono andiamo a vedere cosa succede al Circolone, c'è sempre un sacco di gente, si divertono. Andiamo a... Chi è che ha detto... Intanto grazie dell'accoglienza. Grazie a voi. Facciamo teatro, facciamo senza? Sì. Più o meno, dai. Vai, condividiamo lo stesso microfono. Intanto, okay. Questo è quello, allora, intanto quello ufficiale. È tutto vero, non è che abbiamo fatto, non è una scenetta, questi sono veri, della Chico, ma veri. Non è una scenetta, è tutto vero, legnanowebtv.com, andateci, vedrete il risultato di questa serata, vedrete anche le vostre... Ma è già partita o siamo ancora nel cazzeggio? No, assolutamente è partita. Ah, è già partita. Registriamo tutto, tutto finisce, è tutto su YouTube. È tutto su YouTube, bene. Quindi è tutto verissimo, credeteci perché è tutto verissimo. No, tube. Più porn è quello che hai fatto prima, quello che facciamo okay. Adesso. Bene, allora domande. Allora, l'animatore siete voi, non sono io. Quindi, allora, le domande. Sì? Facciamo la domanda intanto, cosa succede qui tutti i martedì? Ricordiamo che siamo al Circolone di Legnano, perché qualcuno che sta guardando dice, ma dov'è questo? Allora, intanto ci si diverte tranne uno, bastardo, che ha detto che non... No, noi proviamo, io con i miei colleghi, con Claudio, proviamo dei pezzi che poi proponiamo nei nostri spettacoli, quindi proponiamo personaggi nuovi, pezzi di repertorio da sistemare, quindi è un palco che ci serve, poi avendo un pubblico di fronte che ci dice se funziona o no, cioè se ridono funziona, se non funziona no, non ridono. Se un pezzo funziona, fanno così. Pensa quando non funziona. Questa era quando non funziona. Ah, eravate distratti, allora facciamo quando... Questo è quando funziona. Questo quando... Ma non è mai successo, non è mai successo. Da rivedere. Cambia i pantaloni, senti i commenti anche. Oh, il non ti puoi dire niente. È quello che... E non si diverte, però vedi. Posso, durante l'intervista, posso andare a prendere uno del pubblico, coinvolgerlo? Adesso voglio vedere che cazzo. Fa finta di niente, guardalo. No. Ma è lui? Ma dove vai, Claudio? È quello più grosso che c'è qua, scusi. Andava a beccare quello più piccolo. Anche tu però è l'Apollo. Sai perché? Perché quel carogna lì del capo non mi ha avvisato e si è improvvisato questa invenzione qua. Niente. Ah, quindi tu non ti sei vestito per la... Pensa se mi fossi preparato. Dov'eri? All'obitorio? Va bene. Mi tocca. Senti, allora l'altra domanda la faccio a te. Vai. Lui ha parlato dei VIP. Sì. I giovani invece? I giovani, bella domanda. Giovani ci sono sempre qui da noi. Siamo limitiamo lui, la presenza di giovani. io sono giovane, per esempio. Limitiamo la presenza dei giovani perché insomma dobbiamo dare spazio, però non troppo. Però in genere abbiamo sempre un personaggio nuovo, giovane. Ogni serata abbiamo un giovane barra due, a volte giovane, per giovane sì, poi non mi piace la parola giovane, mi piace no, la artisticamente, parola, artisticamente è così, diciamo ancora poco maturo. Ancora peggio, cazzo. Stai peggiorando. Vabbè, comunque questa è la nostra filosofia, la nostra okay. politica. Dare spazio anche a chi magari per la prima volta sale sul palco, però insomma darlo e magari non solo anche per un minuto, due minuti, tre minuti, come fanno in tanti altri laboratori, ma dare un po' più di spazio. Abbiamo il nostro autore Riccardo Pifferi che bene o male vaglia prima se chi viene a provare, insomma. E poi se... Qualche, ecco, un'altra caratteristica di questo laboratorio è che se qualcuno, magari non i giovani, però quelli magari che devono provare un pezzo per la televisione, gente che ha fatto televisione, deve provare un pezzo più lungo, quindi 5-10 minuti, qui da noi può farlo. Cosa che in altri laboratori è raro che capiti ormai perché... e non si prova, e tassativamente non si provano pezzi di repertorio, quindi già collaudati. E tassativamente non si provano pezzi di repertorio. Quindi se vai in altri laboratori può capitare che dici devo provare un pezzo con tu da 5 minuti, cazzo 5 minuti, troppo, come 5 minuti, e invece qui si può.
Bene, allora chiudiamo che il mio quarto d'ora di celebrità ce l'ho avuto. Okay. E ti chiedo soltanto di ricordare cosa succede in questo weekend per i bambini. Ah, aiutare i bambini, questa associazione che sotto Natale festeggia e raccoglie i fondi per l'associazione, appunto, nelle piazze d'Italia, e qua vicino a casa nostra sono a Cerro Maggiore, a San Vittore Lona e a Marnate, raccoglie fondi e offerte per questi bimbi. Ci sarà il cappellino di Babbo Natale autografato da un po' di personaggi, che verrà messo all'asta o comunque verrà regalato sotto compenso di un'offerta comunque. Ecco, io consiglierei poi di andare sul sito per vedere le piazze, quali sono. San Vittore so che è sul Sempione, dove c'è la chiesa, però non so come si chiama la piazza, quella lì, insomma, sul Sempione. Poi comunque sul Legnano Web troverete gli indirizzi, insomma, per trovare questi banchetti dell'associazione. Allora, legnanowebtv.com ringrazia naturalmente, fateci sentire un bel applauso. Grazie a tutti, così. Così invogliamo a tornare tutti martedì. Tutti okay. Martedì. Grazie a voi ragazzi. Grazie a voi.